Avremo comunque modo di parlare e vi faccio vedere, è stata oggi tutta un'occasione speciale, un classico semipermanente, quindi come faccio io il semipermanente su unghie belle, dure, resistenti, cosa che io consiglio di fare solo a questa tipologia di unghie. È un semplice decorino proprio veloce veloce, proprio per aprire questa catena di nuovo di... Tragedie. E quindi di conseguenza vi lascio subito subito al video qualcosa di velocissimo e ci vediamo dopo. Bene, pupette, allora vado a rimuovere lo smalto della mia cliente perché appunto sto per andare a fare un semipermanente, quindi inizio con la realizzazione di un semipermanente sempre dai colori chiari, nude, e quindi in questo caso lattiginoso. Quindi per prima cosa rimuoviamo lo smalto e poi dopodiché vado a delinearmi la forma. Lei ha già una bellissima forma, quindi vado semplicemente a sistemarla. Faccio una square con gli angoli arrotondati. Quindi una forma molto molto classica rispettando la sua unghia naturale. Dopodiché inizio a crearmi quindi la mia manicure, spingo indietro le cuticole con il mio spingicuticole, quindi inizio ad eliminare a poco le pellicine nel mio giro cuticole, però poi di conseguenza perfeziono il tutto con la mia fresa meccanica, una grana sottile che non mi va a danneggiare l'unghia, però nello stesso tempo mi va a rimuovere quelle pellicine fastidiose che non si leverebbero facilmente. Invece in questo modo il lavoro viene molto molto più pulito, come potete vedere anche dal video. Diciamo che si sollevano tutte quelle pellicine che invece avrei magari dovuto andare a fare con una lima, perdendo molto più tempo. Di conseguenza le cuticole, se le vado a tagliare, perché io appunto taglio le cuticole in quanto mi danno fastidio sulla superficie del mio lavoro, quindi della mia unghia. E poi di conseguenza inizio ad bufferizzare. Io bufferizzo con un semplice buffer, se è consumato vi consiglio di cambiarlo per il semplice fatto che il buffer, se è consumato, non vi opacizza per bene la superficie. Io invece utilizzo un buffer se insomma più nuovo è meglio è, e mi vado a opacizzare quindi tutta la superficie. Di conseguenza con un pad e un cleanser mi sgrasso, mi levo la polvere, quindi sgrasso la superficie ancora meglio, ed inizio poi la mia preparazione con i prodotti, quindi il Nail Prep, che in questo caso ho utilizzato di Indico, però poi il primer acido o la base gel ho utilizzato quello di Estrosi. Quindi applico la mia base gel su tutte le unghie, uno strato molto sottile, copro molto molto bene la punta, perché nel semipermanente la punta è il primo, diciamo, punto dove appunto si va sollevando il semipermanente. Dopodiché con un pad vado a levare il mio strato di dispersione per l'applicazione del colore ed inizio ad applicare il mio colore. In questo caso utilizzo un lattiginoso rosato di Mesaud, del 151 se non mi sbaglio, non ricordo molto bene, e lo applico appunto su tutte le unghie stratificandolo. Questo colore diciamo che mi piace più applicato in tre passate, perché è molto più coprente e lascia quindi la lunula, la parte diciamo di bordo libero chiara, quindi come se avesse una freccia naturale. Di conseguenza tutte le altre unghie me le vado a sigillare, lasciando libero solo l'anulare, dove andrò appunto a fare questo decoro col gel bianco, quindi da decoro appunto su superficie da gel, ecco. E quindi faccio questi miei puntini sull'angolino per richiamare il polline del fiore, e poi con un pennello a punta zero, quindi a punta molto sottile, vado a fare i miei petali, quindi diciamo un girasole molto molto stilizzato, però di grande effetto. Lei non lo voleva insomma fare il decoro, perché come potete vedere è molto semplice, però insomma l'ha fatto per me, è troppo dolce questa ragazza, l'ha fatto per me perché sapeva che ci tenevo e che dovevo fare il video e quindi insomma sono riuscita a convincerla nella realizzazione insomma di questo decorino molto 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 semplice.
semplice. Di conseguenza, ovviamente sigillo la mia superficie, quindi sigillo anche il mio decoro. Io ho una lampada LED, la Futura e di Passioni Lunghe, quella di Nile Over. E poi di conseguenza cosa faccio? Per sgrassare, ultimamente sto utilizzando questa tecnica di applicare l'olio cuticole sul giro cuticole, e poi con il pad vado a sgrassare fino a quando non si sente il pad che fa proprio come un vetro, come una superficie vetrosa, come un vetro molto pulito. Questa quindi è il mio primo video dopo il ritorno. Spero che quindi il risultato vi piaccia, molto semplice, veloce e soprattutto naturale. Pupette, quindi spero che il video vi sia stato utile, che siate contente del mio ritorno. Yuppie! Location cambiata, vedrete i miei video dal mio direttamente locale. Insomma, parleremo tanto, vedrò di trovare un'occasione, un modo per fare video dove appunto possiamo parlare, chiacchierare. Ragazzi, io veramente non vedo l'ora, adesso subito scappo a casa, mi metto immediatamente al montaggio. Io ho paura che la memoria tra un po' mi dica tagliala, che io sono esaurita come me dopo 20 ore di lavoro. Pupette, sono contentissima, non so se si vede dalla faccia, da tutto, dai capelli, sono super super contenta, tante novità, non ho più l'apparecchio, ho tagliato ancora di più i capelli, quindi di conseguenza pupette, tante tantissime novità. Le unghie invece sempre corte, perché non ho mai veramente tempo. Qualcuno si vuole prestare a farmele? Pupette, io vi mando come sempre, anzi no, come sempre, come feci 7 mesi fa, un grandissimo bacio. Noi spero che ci vediamo al più presto con nuovi video. Scrivetemi giù nei commenti che tipologia di video volete che vi faccia, così in base anche alla cliente che mi ritrovo, anche perché adesso si iniziano con tutte le nail art di Natale. Quando avrò un po' di tempo vi farò vedere qualcosa di particolare, di carino, che mi piace, che ho già visto. La macchinetta continua a parlare velocemente, interrottamente, ma io devo fermarmi qua. Pupette, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!